Ciao a tutti, rieccomi dopo una lunga assenza, perdono, ma sì, ho lavorato per 2 mesi, novembre-dicembre, e quindi ho avuto pochissimo tempo per fare video e tutte queste altre cose qua, ma adesso sono di nuovo nel mondo dei disoccupati ed eccomi qua di nuovo tra di voi a deliziarvi con le mie fantastiche recensioni. Allora, oggi parliamo di film, di un film. Ne ho visti un sacco in questi periodi, questo periodo natalizio, però voglio parlarvi di un film non proprio recente, del 2006, che mi è piaciuto molto. È un film molto, 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 cioè, così, un film per la famiglia, molto carino, non è nulla di che. È appunto Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, appunto, del 2006. Non mi ricordo il regista, un attimo che guardo. Jonathan Dayton e Valerie Faris. Scusate se tengo aperta la pagina del film, ma io con i nomi proprio non ci so fare. Allora, la trama principale del film, proprio in mega assunto, poi magari vi spiegherò un po' meglio, è il viaggio di questa famiglia, un po' strampalata, se vogliamo. Sì, se la mia videocamera poi decide di mettermi a fuoco, vabbè che non sono proprio il massimo dello splendore, però allora, il viaggio di questa famiglia verso la California per far partecipare la loro figlia più piccolina, Olive, appunto a questo concorso di bellezza chiamato Piccola Miss California, appunto Little Miss Sunshine. È una famiglia un po' particolare perché già a partire dal padre, scusatemi, è un fissato che tutte le persone che lo circondano siano dei vincenti. Anche ha fatto un programma tipo di quelli che si fanno quei corsi per convincere la gente come essere persone vincenti nella vita. E quindi comunque tutte le persone che lo circondano sono sempre, si sentono sempre colpevolizzate di rischiare di essere dei perdenti, invece per lui bisogna essere sempre vincenti, però poi lui si rivelerà uno dalla parte proprio non vincente, visto che la sua idea di questo corso non verrà accettata da chi doveva essere accettata. La madre, vabbè, la madre è una persona normale, però è abbastanza stressata appunto da suo marito che ha queste idee. La figlia che è fissata, che vuole per forza a tutti i costi vincere questo concorso di bellezza perché lei appunto guardava in TV sempre queste cose tipo Miss Italia, però americani, quindi questa bambina che poi non è proprio il massimo del, cioè non è bellissima, è carina, ma comunque non rientra proprio negli standard di bellezza a cui si aspetterà poi nel concorso. Un fratello appena uscito dall'ospedale, che ha cercato di uccidersi perché un suo studente di cui si era innamorato si era messo con un altro professore, suo rivale, visto che lui è uno studioso uno studioso di Proust, non so come si dica. E quindi quest'altro professore, oltre ad avergli rubato l'amore, gli ha rubato anche il titolo come maggior studioso di questo. Proust era uno scrittore, un filosofo, non lo so, figurati. Vabbè, voi lo sapete, Proust, forse era un poeta. Boh, non lo so. E il nonno, che vive appunto con loro, che è un drogato, cioè così, è una persona anziana che comunque si droga, non so se mi ricordo se era cocaina forse. Vabbè, boh. E il figlio, che non parla più da mesi per questo voto, che lui vuole entrare nell'aeronautica, quindi questo ragazzo che non parla più da mesi e si esprime tramite questo taccuino. Secondo me è il personaggio più geniale di tutto il film, è davvero fantastico. E quindi tutti quanti insieme si mettono in viaggio su questo pulmino giallo, appunto, tutto malandato verso la California, e succederanno nel corso della strada un sacco di vicende strane, no, davvero, è molto, molto divertente, però particolare, cioè non saprei bene cosa sto guardando, non lo so. Guardavo sotto cos'era classificato. Commedia drammatico, perché è divertente, però succederà anche poi un fatto
un po' brutto e quindi diventa drammatico. Però secondo me è molto più commedia. Alla fine è un film molto leggero. Io l'ho visto tipo 5-6 volte. Quindi non è un film pesante che dici lo guardi una volta poi basta. Cioè, comunque ogni volta, cioè non un giorno, ogni giorno, perché so che palle. Però, cioè, passare lungo. No, ma sono dislessica oggi. Col passare del tempo ti viene voglia di riguardarlo perché è davvero simpatico e carino. E niente, attori famosi, c'è cioè solamente Steve Carell, che fa appunto il fratello. Quello, il professore gay che avrete visto in Una settimana da Dio e Un'impresa da Dio e ha fatto un altro film 40 anni vergine, ecco sì. Sì, anche lui comunque ha una faccia da film di questo tipo, poi una specie di erede, sì, vabbè, di successore di Jim Carrey, secondo me, sono molto, cioè non faccio delle facce stupida come Jim Carrey, però ha lo stesso tipo di comicità e può fare gli stessi tipi di film che. Sì, mi avete capito. Niente, spero di avervi invogliato a vederlo, a parte che secondo me l'avete visto, è un film molto famoso e. Magari fatemi sapere cosa ne pensate, però mi sembra difficile che possa non piacere perché. Non è uno di quei film che o non ti piace o non ti piace, è una via di mezzo piacevole, così se vuoi passare una serata così tranquilla lo guardi, ma è molto simpatico. Poi io lo adoro quel ragazzo che non parla, cioè fantastico, col taccuino che. Fantastico, no, davvero. Ve lo consiglio, gli darei, ma così facciamo gli intellettuali. Come voto da 1 a 10, penso che un 8. 8, 8 e mezzo, ma più 8 e mezzo, sì, perché c'è quel mezzo che fa in più la differenza. Bene, detto questo, non so se avete notato, ma ho una videocamera che non so, ha problemi di messa a fuoco. Infatti, se ecco, adesso non li è più, vabbè, comunque a volte ha problemi di messa a fuoco, ma insomma, per quello che l'ho pagata, va più che bene. Cosa volevo dirvi? Ah, volevo dirvi che siccome adesso starò molto molto tempo in casa, quindi per non far partire la depressione guarderò parecchi film, penso. Quindi se volete farmi una richiesta, tanto adesso con tutte queste cose su Mega Video, in streaming, posso guardare qualsiasi cosa, adesso mi arrestano. Fatemi delle richieste, proponetemi dei film, io li guardo e vi farò la recensione. Mi mandate la richiesta alla mail, non via messaggio privato, perché magari poi li legge Sara, poi io non li leggo. Lo mandate via la mail, che è appunto ellierin@yahoo.com o it. Ve lo scrivo qua comunque, perché non mi ricordo se è com.it. E vi chiedo solo una cosa, non mi fate richieste di film sanguinolenti, tipo Saw, Hostel, perché non ce la faccio. Cioè, potrei svenirvi tipo dopo 10 minuti di film. Non li guardo, cioè proprio non ce la faccio. Cioè, se c'è un po' di sangue, tipo film come Hannibal, un po' di sangue lo tollero, ma proprio vedere la gente a pezzi non ce la posso fare, quindi no. Non mi proponete film stupidi, Natale sul Nilo, disaster movie, scary movie, no. Grazie, no. O film troppo commerciali, American Pie, o queste cose così, perché tanto cosa le recensisco a fare? Sono film carini, fanno ridere, però cioè, non c'è bisogno che sia qua a consigliarveli. Quindi mandatevi pure le vostre richieste e vedrò di esaurire tutte, a meno che non rientrino in una di queste categorie che ho già elencato. Bene, mi si sta scaricando anche la batteria, quindi vi saluto. Ciao, un saluto anche da Stitch. Stitch buono! Ah! Mi volere tanto bene, Stitch! Va bene. Ciao!